Ciao ragazzi, ottime notizie, la GT è pronta, ora andremo a prenderla e io non l'ho ancora provata dopo l'ultimo test che abbiamo fatto insieme e che potete vedere nell'ultimo video che vi lascio qui nel caso non avesse visto, quindi ho pensato di fare così, di andare semplicemente prenderla e filmare il mio rientro a casa, sono 5-6 km, filmare il mio rientro a casa e trasmettervi in diretta tutto quelle che sono le mie sensazioni ora che la macchina è finita. Ricordo che la modifica che è stata fatta è la maggiorazione da 2000 a 2002, sono stati fatti una serie di lavori che dovrebbero far andare il motore molto molto meglio, quindi non vedo l'ora di prenderla e di sperimentare quali sono i miglioramenti nella fase di guida. Ci vediamo tra 10 minuti.
veramente tanta tanta coppia adesso. Sicuramente è stato fatto un lavoro meraviglioso sul motore, guardate, davvero, sono molto soddisfatto. Si sente che la macchina è molto più coppiosa, sia in basso che agli alti, le marce si tirano molto di più, si sente davvero l'aumento di potenza. Anche se è un aspirato, anche se sulla carta non si dovrebbe sentire così tanto l'aumento di potenza, si sente tanto, è davvero un bell'aumento, tanto che sto pensando se non sia il caso di maggiorare anche l'impianto frenante, comunque di rivedere quantomeno le pinze. Testerò nei prossimi giorni per capire se è una modifica necessaria oppure no. Il motore, come avete visto, è nuovo, è stato riverniciato e sono stati ben dati gli scarichi per ottenere il massimo della termocoppia. Stiamo decidendo se installare un catalizzatore per avere più contropressione o se invece va bene così. Comunque, bella bella, ma veramente forte, e una bella erogazione, mi piace. Sono contento di aver fatto questo lavoro perché era quello che la macchina serviva. Sono sicuro che anche lei sia contenta. Andiamo a farle un po' di benzina. Veramente, veramente bella, ragazzi. È diventata una macchina divertente. Divertente davvero. Ovviamente dobbiamo testare molto, dobbiamo rivedere ancora probabilmente alcune cose, però guardate la mia faccia, mi sta dando sull'anno. È ridicolo, tutto questo è ridicolo, ma mi piace e credo che piaccia anche a voi. Fase di test, poi vedremo se alzarlo ancora, ma già così quei 500 giri al minuto in più danno qualche chilometro orario e soprattutto una gestione delle marce ottimale, che fa veramente un po' di differenza davvero. Credo che con le gomme invernali, questa sui cerchi da 18 con le gomme Cup, con le Pilot Sport Cup 2 che ho sui cerchi da 18 che sono anche in legalizzazione, le toglieremo un po' di peso, perché un altro po' di peso che toglieremo, metteremo dei sedili un po' più contenitivi, faremo qualche altro lavoretto. Poi direi che siamo davvero pronti. Non credo che, e lo dico non perché è la mia auto, ma perché abbiamo fatto veramente un buon lavoro. Hanno, tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto hanno fatto veramente, veramente un ottimo lavoro. Credo che sul misto veloce ci siano poche macchine che potrebbero darle fastidio. Ovviamente non ci faremo mancare le occasioni per scoprirlo. Devo dire che questo rumore più cupo che fa non mi dispiace per niente. Prima effettivamente si sentiva che non girava bene, anche il rumore era diventato un bel po' metallico, non faceva un gran bel rumore. Invece ora sì, ora decisamente sì. Ci vorrebbe anche un silenziatore, uno in più magari, le farebbe male per rientrare nei limiti di un utilizzo stradale, anche se a noi credo che ci importi poco del silenzio alla guida, giusto? Considerando che quando ti fermi trema tutto. Fermiamoci a fare un po' di benzina.
quasi a secco, se no non torniamo a casa. Mettiamo benzina, ovviamente 100 ottani. Sono talmente contento che sono contento anche di fare benzina. Bella, bella. Se lo meritava proprio questo upgrade. Ok, benzina fatta. Elettronica Frosini c'è. Andiamo. Non è uno spettacolo. Nel tragitto di ritorno mi sono reso conto di quanto l'auto sia più prestante rispetto a prima. Considerando che il motore aveva cominciato a girare quasi come un tricilindri per via dei danni al primo pistone, guidarlo adesso è stata come guidare un'altra auto. Come ho detto più volte, si sente l'aumento della coppia, grazie alla quale è aumentata anche la potenza. La prima rullata a motore nuovo ha dato una potenza di 198 cavalli, ma ne aspetto un'altra quando le centraline si saranno assestate e il rodaggio sarà completo. In conclusione, devo davvero ringraziare Marco di Elettronica Frosini per il lavoro eccellente che ha fatto. Questa è la prova che chi mette passione in quello che fa ottiene anche i migliori risultati. Ci sono ancora parti da affinare, ne parleremo, ma per il momento sono molto soddisfatto di quanto sia diventata un'auto godibile. Qualcosa mi dice che ci rivedremo molto presto, quarantena permettendo, per scoprire dove ci porterà la passione per le auto. Thank you.